Salve a tutti ragazzi, benvenuti da Sive in questo nuovo video di Darksiders 3. Bene, ho deciso di portarlo perché mi è piaciuto molto il primo capitolo. Porterò anche il secondo ma più avanti, adesso volevo portare il terzo. Ho trovato la guida al 100%, quindi vi farò appunto la guida a tutti gli item, tutto quanto, il gioco completo al 100%, come ho fatto già col primo capitolo. E quindi andiamo a cominciare, perché nonostante abbia la guida sotto mano e guardo passo passo, sono in blind perché non ci ho mai giocato. Quindi sarà divertente, anche perché l'ultimo capitolo che ho giocato, appunto il primo, è stato diversi mesi fa, quindi devo farci un pochino la mano, ed essendo che ho giocato a molti Souls-like recentemente, ho la mano per quei tipi di giochi, non per questi, quindi ci sarà da divertirsi. Andiamo a iniziare, non perdiamo altro tempo, godiamoci la cutscene che sarà sicuramente fantastica. Sì, che desidero. Adesso scelgo e vi dico. Ma penso mi ha tolto che è qui. Non so perché faccia così equilibrata sia la cosa più giusta, visto che voglio fare una guida e non voglio fare una perfect run, una hit run, una chissà cosa detta run. Quindi penso che farò equilibrata, tanto il mio scopo è quello di fare guide in questo caso, non di fare un gioco perfetto, quindi farò equilibrata. Sceglie modalità di combattimento, ma vediamo cosa cambia dal predefinito. Usa il sistema di combattimento più metodico rispetto a Darksiders 1 e 3. Ok, classica. Un sistema di combattimento del matrice hack and slash, simile a quello di Darksiders 1 e 2. Beh, penso che alla fine sia quello. Lo sapete che non lo so. Proviamo classica. Va bene. Abilita la modalità incubo. Che cos'è? Dunque, attenzione, in caso. No, non la voglio modalità incubo, perché ho scelto quella normale. Ha generato un universo pieno di imperfezione, miseria e peccato. Tra gli studiosi di inferno e paradiso, questa domanda è conosciuta con il nome di enigma del dolore. Se il peccato è parte del disegno divino, non è per definizione divino anch'esso? Una domanda per i più saggi, anche se uno dei gruppi più indomiti non sembra intenzionato a lasciar perdere. In Nephilim, progenie angelica e infernale, guerrieri inarrestabili, sangue corrotto, finché non furono traditi da quattro loro simili. Guerra, morte, furia e conflitto. I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Un potere inconcepibile era stato donato ai traditori da coloro che avevano giurato di mantenere la simmetria tra ordine e caos. L'Arsu Consiglio, che per mantenere l'equilibrio ha condannato il Nephilim Guerra, suggellando in questo modo il cosiddetto nuovo patto. Guerra, portatore del fuoco che consuma il mondo, titano araldo del dolore. Morte, oscura anima dell'eternità, sei il decadimento più profondo. Sei il contrario della vita. Conflitto, eterno spirito irrequieto. Sei ciò che si agita nel cuore di tutto quello che vive e che respira. E infine, furia. Mossa dalla rabbia più pura, tu sei il motore. Dobbiamo sprecare il nostro tempo con questi cerimoniali o combattiamo? Andi avanti e fatti riconoscere, cavaliere. Sei la più impaziente della tua stirpe e la meno prevedibile. Danzi al confine della tua stessa realtà. I tuoi fratelli sono consapevoli della propria missione. Tu, invece... Parlate ancora? Devo chiedere a Morte di portarci un tè o possiamo andare avanti? Furia, il tuo ruolo in questa storia deve essere ancora scritto. Mi chiedo, sarai la fiamma della nuova creazione o sopirai del tutto il fuoco della rinascita?
Sogni più emozionanti della realtà. Se avessi saputo che questo nuovo patto sarebbe stato così divertente, avrei chiesto a Guerra di decapitarmi subito. È possibile morire di noia? Distruzione. Ti annoi come me? O sei solo pigro? Se non ti amassi così tanto, ti ucciderei solo per passare il tempo. La chiamata. Finalmente. Ah, ti prego, fa che si tratti di un pianeta abitato da demoni da spazzare via. O due. Guerra. Ma quale patetico destino ti sei costruito, fratello? Tieni a freno la lingua. Sarò anche la meno favorita tra i cavalieri, ma la mia lingua non mi ha mai fatto incatenare a una roccia come un cane al guinzaglio. Furia, avvicinati. Immagino ci sia qualche rogna da risolvere, giusto? Anche se scherzi, dici il vero. Guerra infrante il suo giuramento verso il Consiglio e distrutto il settimo sigillo. L'Apocalisse. Perché mai? Non lo sappiamo, non ancora. Mentre parliamo, la Terra si trova tra l'incudine dell'inferno e il martello del paradiso. Così i cavalieri devono tornare in sella? No. Intanto l'Arso Consiglio sta cercando di capire perché Guerra, il traditore, abbia commesso tale efferatezza. C'è una questione che richiede particolare attenzione. Dovevate chiamare Conflitto. È lui quello delicato. I sette peccati capitali sono stati liberati. Da chi non ci è dato saperlo? Ma ora camminano sulla Terra, non più in catene. L'equilibrio tra ordine e caos è già in pericolo. I sette non possono essere lasciati liberi di agire. Guerra è in catene, Morte è scomparso, Conflitto è impegnato. L'ultima volta che li avete combattuti eravate in quattro. Posso occuparmene anche da sola. Ma una volta che avrò finito, esigo che mi venga assegnata la guida dei cavalieri. Se intende giurarci fedeltà in cambio di un titolo, così sia. Ma non osare mai più avanzare richieste, cavaliere. E ora, vattene. Salve, Furia. Devo ammetterlo, è un caso fortuito. Una sentinella! Mettete in dubbio la mia lealtà! Ti prego, non prendertela. Sono una tua grande ammiratrice. Più che un'ammiratrice, una vera fan. Tu sei il cavaliere, l'unica che conti qualcosa. Basta! Ti permetterò di accompagnarmi, solo non starmi tra i piedi. Sarò come un'ombra. Veloce, silenziosa. Più silenziosa. Va, cerca il luogo chiamato Aven. Lì avrà inizio la tua ricerca dei sette peccati. Furia, aspetta. Io, qualunque cosa ci sia stata tra di noi, ascolta il tuo cuore. Non puoi credere che sia davvero colpevole di tali crimini. C'è qualcosa che non va nell'universo. Attenta, Furia! Ci sono forze in atto contro di noi! Ascolta le mie parole! Wow! Intro veramente fantastica. Beh, non andate assolutamente male. Allora, vediamo un pochino i pulsanti, se me li spieghi. Allora, c'è il salto. Non c'è la schivata? O se c'è, non la conosco.
Ah, c'è il doppio salto. Strano che non ci sia una schivata. Ah, ok, con il pulsante suo dorsale. Allora, X per attaccare. Il lock? Il lock non lo vedo, quindi mi sa che non c'è. Ok. Però... anime spettrali. I nemici caduti rilasciano anime spettrali morendo. Gli spettri blu sono utilizzabili come moneta. Quelli verdi ripristinano riposo dei Nephilim. E quelli gialli ripristinano il livello di collera di furia. Ok, come nell'uno, perfetto. Verde vita, giallo abilità e blu sono le anime da spendere. Perfetto. Vediamo se c'è anche qualcosa. Adesso seguo la guida e faccio tutto. Ah, c'è anche la corsa, ottimo. E questo per prendere su c'era o non c'è ancora. Questi si rompono? No, non si rompono, ok. Questi si rompono? A quanto pare o no, oppure ci vuole un po' di più. Comunque poi lo vedremo. Adesso andiamo avanti con calma. Prendo le T per concentrare la furia. Left trigger, oddio. Un attimo. Devo prendersi un attimo. Certo che senza concentrare. Left trigger sarà questo. Io sto tirando, ma non cambia niente. Allora, per me è ok. La concentro così su chi, però. Non mi fai vedere effettivamente su chi lo sto concentrando. RB per schivare, ok, quello l'avevo capito. Oh, cerco sempre di... ok, adesso ho capito. Perfetto, bellissimo. Ok, ho capito, beh, dai, già qualcosa, dai. Adesso, piano piano prendo la mano, perché mi viene da spingere B per il solo strike che ho giocato di schivata, e invece qui mi è un altro pulsante, quindi potrei anche cambiarlo, Vediamo un po', è pure strano che non si vedono questi cosi. Vabbè, andiamo avanti. Stamina non c'è, perché c'è già... siamo vicini al momento di sempre. Lo sento. Spero che sia un momento. È bella che sento, metto un attimo gli audi. Ok, li ho sistemati un po' perché mi piace sentire a me. Allora, cercherò di entrare il più possibile nel mood del gioco. Ci vuole un attimo di pazienza, devo abituarmi i pulsanti. Allora, salve. È un po' scomodo dover tenere premuto il pulsante per il lock, però cercherò di farmelo bastare. Allora, salve. Ok, perfetto. Ah, quella è una cosa molto da stare attenti. Salve, lei sarebbe anche bravissimo. Lei è molto bravo. Cosa ho preso? Questo per la premi per ripristinare. Ok. Ok, tutto chiaro. Allora, purtroppo mi ha... signore fa... ah, niente. Non c'è un attacco più potente? No, c'è solo un attacco X per il momento, va bene. Vediamo un po' se c'è qualcosa da prendere, perché in questi giochi c'è sempre qualcosa di nascosto. Adesso le prenderemo tutte le cose nascoste, non vi preoccupate. Datemi solo tempo di imparare un attimo, che sono abbastanza sicuro di trovare abbastanza cose qui. Continuo a spingere il dito. Ok. Vediamo un po'. Fatemi vedere se si può cambiare il pulsante, perché a sto punto ci guardo e vi dico. Purtroppo sono quelli e quelli ci teniamo. Vabbè, pazienza, farò come posso. Allora, vediamo un po' cosa ci può essere di bello, perché sono abbastanza sicuro ci sia qualcosa. Perfetto. Per saltare, posso saltare qui sopra? Perfetto, così almeno ho una visuale. Ok, andiamo di qua. Vedere un po' cosa c'è di bello. Allora, tuttavia, se mi volessi curare, basterebbe fare... questa è una cura molto rapida. Mi fa piacere che non sia la classica bevuta. Oh, frammento di colla, ha detto molto divile. Bellissimo. Chi c'è? Allora, in teoria dovrei saltare qua, in teoria, però non è sicuro. Oh, c'è il salto con l'arrampicata, ottimo. Perfetto, e quindi in teoria io adesso devo fare una bella... tieni premuto X durante un salto per oscillare. Proviamo. Non ho mica capito. Allora, mi arrampico, va bene, mi fa piacere. Quindi questo X mentre per oscillare non l'ho capita. Tieni premuto X durante un salto.
che a meno che non si debba arrampicare da qualche parte. Ok, ho guardato la guida perché vedo così spieghiamo un po' meglio. Allora, prima di tutto c'è da prendere una cosa di qua che non ho preso. C'è da rompere, appunto, vedete che c'è qua della roba che non ho preso, scusatemi, proprio sono sbadato. Che ci volete fare? Vabbè, come è andata così. Adesso prendiamo, saltiamo qui e saltiamo qua. Saltiamo qua perché qua c'è da spingere la X, che non avevo capito dove farlo, perché non è che insomma c'è un'icona che lo fa capire, dice solo di premere, io non avevo capito, quindi insomma avete pazienza. Ok, perfetto, abbiamo fatto una bella contento, ecco. Andiamo avanti e vediamo un pochino cosa fare. Beh, a quanto pare dobbiamo fare una, diciamo, boss fight. Vediamo un po' cosa succede. Aven, un rifugio. Per cosa? Parassiti? Umani, mia signora. Adorabili. Costruiscono una casa di paglia durante l'apocalisse. Dove andiamo adesso, sentinella? Io non conosco altro che gli ordini del consiglio, mia signora. La ricerca dei sette inizia qui. Invidia. Mio! Gli umani, Aven, tutto quanto è mio! Scappa, cavaliere, o sarai mia anche tu! Sono in missione. Proteggi gli umani? Credono di essere i prediletti della creazione, ma non sono altro che scimmie che strisciano nel fango. Sei una tipa rancorosa. Prenderò tutto ciò che hanno e quando non rimarrà loro più nulla, saranno i miei giocattoli finché non li avrò rotti. Non puoi fermarmi! Oh, non è una mia scelta. L'umanità è ampiamente sopravvalutata. Non sono qui per loro, sono qui per te. No! Ci riprovo. Eccolo qui. Che ti devo spingere di... Ok. Io tu! Tutto ciò che possiedi! Ok, mi sa che è meglio fare la schivata e poi l'intervento. Non sei abbastanza potente per me! Inginocchiati! E di nuovo. È esattamente ciò che desidero. Devo solo capire, perché non è che sia proprio capibilissimo. Allora, perfetto. Ottimo. E niente, continuo a sbagliare i tempi. Non è che sia proprio facile, facile capire i tempi di gioco mai giocato. E vabbè, va. Invidia, accimenti. Carino, vieni a prenderlo. Ah, è mio!
Mia signora, non vorrei essere pedante, ma non dovevi catturarla, invidia. L'ho fatto. Guarda. Questo talismano è un ricettacolo. Invidia lo usava per conservare l'energia degli altri sette. Sarà una prigione idonea per gli altri quando la loro forma fisica sarà distrutta. Se mi è concesso, si avverte una specie di ronzio provenire dal talismano. Quel baglione indica che ci troviamo vicino a uno dei sette, lo so. Molto saggia. Sei davvero come diceva il consiglio, mia signora. Comincio ad apprezzare il suono della tua voce, sentinella. Io non mi fido per un cazzo. Allora, il talismano del peccato ti guiderà ai peccati capitali. È presente nella parte superiore dello schermo e indica la direzione verso il peccato più vicino. Il teschio indica il peccato più vicino, mentre il pallino indica gli altri peccati. Non accessibili al momento, penso, che volesse dire. Comunque sia, vedremo poi. Oh, ci ha rilasciato anche qualcosa, to carino, dai. Cristallo dei spettri. Questi agglomerati di spiriti possono essere distrutti dall'inventario per acquisire delle anime intrappolate nel loro interno. Interessante. Quindi sono delle anime spendibili. Questo invece, come... cosa sarebbe? Se magari me lo spieghi. Non me lo spiega. La vita non ti si addice. Adesso l'ho capito. Bastava rompere. Perfetto. Dai, io direi che come primo video ci possiamo magari anche fermare qua. Vi avrò tagliato. Ho fatto due try. Questa è la seconda. Ma giusto perché è una guida, cerco di farla un pochino più pulita. E allora vi taglio tutte le try che non vanno a buon fine, lasciandovi ovviamente tutta la try completa, quella finita fatta bene, togliendo quella fatta male. Lascerò il video di intro e la try completa dove ho battuto il boss. Quindi ragazzi, io come al solito vi invito a lasciarmi un like e mi raccomando un commento per farmi sapere cosa ne pensate, e per il momento vi do un abbraccio, un saluto da Shiva, ciao ciao.